tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Presentato il bilancio preventivo del comune di Fano, tasse locali invariate, tari ridotta e oltre 75 milioni di euro in arrivo nei prossimi mesi. Dall'Abruzzo alle Marche, un tour in bici di 700 km per promuovere la vaccinazione. Il luogotenente Antonino Barrasso assume il comando della stazione dei Carabinieri di Fano. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con uno scontro tra auto e bici avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, all'incrocio tra via Squarcia e via Fanella a Fano. Sia il conducente del veicolo che il 17enne in sella alla sua bicicletta non hanno rispettato lo stop e l'impatto è stato inevitabile. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dal 118 ed ora si trova ricoverato al San Salvatore di Pesaro. Ha riportato fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri di Fano per i rilievi di legge. Ed ora passiamo ad un'altra notizia di cronaca, perché la polizia di Urbino ha denunciato all'autorità giudiziaria un 31enne ed una 35enne residente a Fossombrone, colti nella flagranza del reato di coltivazione abusiva e detenzione di marijuana. Durante la perquisizione nella casa dove conviveva la coppia sono stati sequestrati 5 piante di canapa indiana e 194 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre è stato ritrovato un impianto costituito da una serra d'attrezzature per il riscaldamento, la deumidificazione e l'illuminazione idoneo a garantire lo sviluppo delle piante. Cambiamo nuovamente argomento, perché è stato presentato il bilancio del comune di Fano, che verrà discusso in consiglio la prossima settimana. Sindaco Seri annuncia una riduzione della Tari e l'arrivo di nuovi fondi extra. Sentiamo. Abbiamo fatto un'operazione straordinaria, ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, che ci tiene a ricordare da dove è partito. Ci siamo insediati il 24 giugno scorso, ha precisato, e pochi giorni dopo abbiamo subito un taglio di 2.600.000 euro nel 2015. Poi abbiamo ricominciato con una differenza di minore entrate per 5.100.000 euro, tagli che derivano dal distacco di Marotta, dalla legge di stabilità e da minori trasferimenti per il sociale per 1.700.000 euro. Una missione, ha detto Seri, quasi impossibile da gestire. Siamo entrati col bisturi, qui ogni assessore ha fatto un lavoro meticoloso e siamo riusciti a garantire, a non chiudere i servizi, ma non solo, anche il fondo di solidarietà, che lo scorso anno era di 50.000 euro, all'inizio non eravamo in grado di garantire neanche un euro. Bene, siamo saliti a 280.000 euro. Il bilancio preventivo presentato questa mattina in municipio è anche il frutto di un lavoro di sinergia e confronto con le organizzazioni sindacali. Dopo aver precisato questa collaborazione, il primo cittadino ha annunciato l'arrivo di nuove risorse. Abbiamo fatto un'impostazione che tra fine anno e giugno del 2016 in questa città, se anche un pizzico di fortuna mi assiste, arriveranno oltre 75 milioni di euro extra. Stiamo riuscendo, perché non c'è ancora la certezza, ad aumentare di altri 8 milioni di euro. L'assessore al bilancio Carla Cecchetelli ha ribadito invece che non sono stati aumentati i tributi locali, in cui rientrano l'IMU, la TASI, la tassa di occupazione di suolo pubblico e l'imposta di soggiorno per gli operatori economici. È stato riconfermato inoltre un fondo di 100.000 euro per la detrazione TASI per coloro che presenteranno un modello ISEE entro il prossimo 30 settembre inferiore a 12.000 euro. Siamo riusciti a garantire tutti i servizi per le persone meno abbienti. Un altro risultato è stato ottenuto per il miglior utilizzo del fondo anticrisi, perché con la disponibilità di ASE SPA di mettere a disposizione del Comune di Fano una cifra di 200.000 euro per quanto riguarda la riduzione della Tari e del servizio idrico, ci ha permesso di utilizzare il nostro fondo anticrisi di 80.000 euro, di cui 30.000 per la borsa lavoro. Borse lavoro che verranno erogate su base di un progetto
progetto, di un bando che sarà successivamente concordato per coloro che sono disoccupati, quindi quarantenni, cinquantenni disoccupati che non possono accedere ad altre forme di sostegno. Ed è arrivato dal magistrato di Pesaro nulla osta per la celebrazione del funerale di Luca Ugolini. Il 44enne è rimasto vittima di un incidente stradale nella notte tra il 17 e il 18 giugno scorsi, mentre transitava in scooter in via Solferino. L'ultimo saluto al noto ristoratore pesarese avverrà domani, giovedì, alle ore 14:30 nella chiesa dei Cappuccini. Ugolini lascia la madre e due figli. Passaggio di consegne tra il luogotenente Gabriele Bove e Antonino Barrasso, che da oggi assume il comando della stazione dei Carabinieri di Fano. Cambio al vertice della stazione dei Carabinieri di Fano. Il luogotenente Antonino Barrasso è il nuovo comandante e allo stesso tempo sarà il vice della compagnia. Barrasso proviene da Marotta, dove ha retto il comandato della stazione per 22 anni, originario della provincia di Foggia, è sposato e ha due figli. Arruolato nell'arma dei Carabinieri nel 1981, ha prestato servizio in Sardegna ad Oglianova, Donori, Burcei, Villa Santo e Bitti. Nell'88, giunto nelle Marche, ha assunto il comando della stazione Carabinieri di Macerata Feltrea, dove ha prestato servizio fino al 93, quando è stato trasferito a Marotta. Durante la lunga e brillante carriera ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, 4 encomi per importanti operazioni di servizio, nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel 2004 è stato premiato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri quale comandante di stazione che si è particolarmente distinto in servizio. Privilegio quest'ultimo riservato esclusivamente ai marescialli che hanno dato lustro al corpo, spendendo una vita in ruoli di comando e ottenendo lusinghieri risultati operativi, nonché il plauso e la stima delle autorità e soprattutto della popolazione. Antonio Barrasso prende il posto del luogotenente Gabriele Bove, chiamato a ricoprire un importante incarico di Stato Maggiore al Comando Legione Carabinieri di Ancona. E vi mostriamo ora due immagini pubblicate su Facebook dal gestore di Bagnalda Ponte Sasso, lamentandosi dello stato in cui versa la spiaggia dopo la piccola mareggiata della notte scorsa. È bastato poco, infatti, per far finire sott'acqua le prime due file di ombrelloni. Il gestore Marco Mastro Giacomi si augura che le autorità preposte, in particolare i nuovi amministratori regionali, possano fare qualcosa per risolvere la grave situazione che sta compromettendo la loro attività. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre a Ponte Sasso, perché domani, giovedì 25, si svolgerà una festa per l'elezione in consiglio regionale dei due esponenti della lista Uniti per le Marche, Boris Rapa e Moreno Pieroni, che è stato appunto nominato assessore al turismo e alla cultura. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Fano Massimo Seri, che parteciperà alla festa. Sono stati invitati anche il neopresidente della regione Luca Ceriscioli e il viceministro delle infrastrutture e viabilità Riccardo Nencini, che è anche segretario nazionale del Partito Socialista. E si è concluso oggi nel centro storico di Fano un tour ciclistico di 700 km che ha avuto l'obiettivo di promuovere la vaccinazione. Servizio di Lino Balestra. Un raid ciclistico per promuovere la salute e la giusta informazione scientifica sul tema della vaccinazione. E questo è lo scopo che ha animato la City Marche in collaborazione col Comune di Fano per accogliere nella città della Fortuna la tappa conclusiva di questo tour ciclistico informativo che prende il nome dal sito Vaccinarsi, che promuove la consapevolezza di vaccinarsi in tutta libertà e mette a disposizione tutte le evidenze scientifiche su questa tematica, come ci dice il suo creatore, il dottor Antonio Ferro. Pronti, partenza e via in questo tour Vaccinarsi. Mi raccomando, le vaccinazioni sono importanti. Io ho 4 figli e li ho vaccinati tutti e penso veramente che sia un'opportunità che i genitori non possono perdere. Siamo qui in questo splendido paese con questa gente che ha un'accoglienza straordinaria e vogliamo anche girare in bicicletta, perché anche il movimento fa bene, è un altro messaggio importante per la popolazione. Il Dipartimento di Prevenzione di Fano ha messo in campo un gazebo in corso Matteotti, punto di partenza della sesta tappa, con a disposizione materiale divulgativo e assistenti sanitari per ogni delucidazione del caso. Noi offriamo un servizio nel nostro ambulatorio vaccinale, oltre che le assistenti sanitarie che hanno storicamente sono presenti a fare le vaccinazioni, mettiamo a disposizione un medico proprio per fare counseling, per dare informazione corretta sulle vaccinazioni. Per cui qualsiasi genitore che ha dei dubbi, che ha delle informazioni, che vuole informazioni, noi siamo disponibili con un operatore preparato, specializzato proprio nell'ambito delle vaccinazioni.
Vaccinarsi. E sull'argomento dopo il nostro telegiornale trasmetteremo una puntata speciale di Dopo Cena. Bene, al Teatro della Fortuna di Fano è stata presentata la nuova stagione di prosa. Tra le novità c'è il ritorno a 3 spettacoli per ogni opera in programma. Sarà un rischio d'impresa, ci siamo definiti imprenditori della cultura e questa per noi sarà una scommessa. È il commento della presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Katia Amati, che questa mattina ha presentato la stagione di prosa 2015-2016 ricca di novità, organizzata grazie alla collaborazione con Amat e con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche e del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Una vera sfida dunque che partirà dall'aumento dell'offerta da 14 a 21 serate di spettacolo. Saranno tutte in abbonamento e quindi per coloro che lo sottoscriveranno ci sarà la possibilità di conservare il posto e il turno senza dover rinnovare la fila ogni 3 anni. La stagione ci ha stimolato a ragionare meglio sulle 3 serate, ma soprattutto anche un lavoro grande per quanto riguarda la formazione del nuovo pubblico, il rapporto con le scuole, che quest'anno è andato benissimo e quest'anno lo vogliamo ancora per la prossima stagione rafforzarlo, questo per noi è fondamentale, e offrire un posto di visibilità, perché ogni tanto qualcuno ci diceva ma non ci sono più buoni posti. Allora la scommessa è questa, per cui chiediamo alla gente dateci ragione in questo senso nella terza serata. La stagione è stata pensata per un pubblico sempre più ampio e variegato. Si partirà il 16 ottobre con Enrico IV di Pirandello, portato in scena da Franco Branciaroli, Emilio Solfrizzi in Sarto per Signora e Simone Cristicchi in Magazzino 18. A gennaio poi torna a teatro Leo Gullotta con Spirito Allegro, a seguire Molière, la recita di Versailles con Paolo Rossi e Venere in pelliccia con Sabrina Impacciatore e Walter Malone. Ad aprile chiuderanno la stagione Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, protagonisti di Matti da slegare, con la regia di Gioele Dix, consolidata inoltre una sinergia con la vicina città di Pesaro. Già con la Lirica avevamo adottato questo rapporto tra le città e non solo Fano-Pesaro, in questo caso ancora di più perché l'AMAT prepara la stagione di Pesaro, perché gestisce il teatro di Pesaro, e a Fano ci supporta nella scelta. Offrire per cui più serate ad un pubblico di tutta la provincia, perché questo per noi è diventato un motivo di lavoro proprio, per cui titoli che possono essere accattivanti sia per Fano che per Pesaro e date che non si sovrappongono soprattutto. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci a domani.